Un carissimo abbraccio a tutte le donne oggi, alle signore che sono a casa, alle nostre affezionate telespettatrici, so che siete in tante. Oggi è la giornata internazionale della donna. Come volerla ricordare questa giornata importante nell'acquisizione di alcuni diritti? Con una visita che ci ha voluto fare il signor Domenico Caporusso, il quale ha voluto quest'oggi incontrare televisivamente le signore che sono a casa perché vuole fare il suo augurio. Prima però voglio sottolineare che in questa giornata la nostra redazione è stata letteralmente inondata di comunicati stampa, tantissimi eventi. Tutti si ricordano oggi che ci sono le donne. Io auspico che questo voler ricordare le donne e voler essere a fianco al cosiddetto sesso debole, che sta dimostrando di non esserlo affatto, di onorarle tutti i giorni e magari dare anche un posto dignitoso nel lavoro, un posto dignitoso per quanto riguarda l'occupazione di poltrone importanti, quelli che i vertici vengono date agli uomini. Insomma, che le donne vengano ricordate tutti i giorni dell'anno. Tra i tanti eventi che ci sono stati segnalati, come dicevo, con i comunicati stampa, ce ne sono due, ne ho scelti due. Uno che riguardano la salute delle donne e una patologia che è soprattutto femminile, si tratta dell'osteoporosi, e l'altra invece che riguarda le donne nell'arte. Allora, la prima è quella che oggi, 8 marzo, dalle 10, quindi già da stamattina, sino alle 17.30, per il quinto anno consecutivo, in occasione della Festa della Donna, un gruppo italiano attivo nel settore sanità, ricerca e benessere, che esegue in 18 ospedali e poliambulatori uno screening gratuito per la diagnosi e la cura dell'osteoporosi. L'anno scorso c'è stato questo screening in 6 regioni italiane, nel Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Sicilia, quindi noi pugliesi siamo inseriti in questo screening. E quindi, recandosi in Puglia presso Antea Hospital, Villa Lucia Hospital di Conversano, due delle strutture pugliesi aderenti all'iniziativa, sarà possibile sottoporsi a un esame non invasivo e di rapida esecuzione. Non sto qui a raccontarvi cos'è l'osteoporosi, se è invalidante, se non è. Sappiamo tutti di che cosa sto parlando. Bene, questo è un omaggio nella giornata della donna, lo screening gratuito contro l'osteoporosi. L'altra notizia è che alle ore 17.30 a Bari Clara Gelao, direttrice della Pinacoteca, terrà una conversazione seguita da visita guidata sul tema Le donne nei dipinti della saletta dell'Ottocento e della collezione Grieco. Ingresso è libero in Pinacoteca Bari a partire dalle ore 16.30, quindi per tutta la serata ci saranno questi momenti di conversazione. Attraverso i dipinti dell'Otto e Novecento esposti in Pinacoteca, di cui noi donne siamo protagoniste o coprotagoniste, donne appartenenti a vari ambiti sociali, sarà possibile avere uno spaccato della vita e della società dell'epoca, quando le donne in quell'epoca erano veramente messe da parte, anche se attivamente per voce dell'uomo si facevano sentire. Detto questo, veniamo a noi. Intanto grazie per essere qui, ha pensato a questo momento di informazione. Quello che mi rammarica e che devo sottolineare, approfittando di questa giornata, ma non dimentico di farlo tutti i giorni quando c'è l'occasione e quando purtroppo è la cronaca nera che ci impone di dare alcune notizie, e sono quelle del femminicidio, donne che vengono non solo ammazzate, ma vengono anche fatte oggetto di violenza, e quindi c'è bisogno di una difesa personale. Lei forse, sicuramente pensando a questo, ha pensato di mettersi in contatto con il nostro direttore di Telemaic e di proporre questo suo intervento. Ecco, ci racconti com'è nata questa sua iniziativa.
Questa iniziativa, innanzitutto buongiorno, sono Capogruppo Domenico, e questa iniziativa è nata 10 anni fa, anche più, un'iniziativa che non è nata da me, ma è nata dalla dottoressa Rosa Carnevale. Dopo tanti anni... È stata un amministratore di questo comune? Sì, faceva parte dell'amministrazione Pistilli e lei voleva inserire questi corsi di difesa personale nell'ambito dell'amministrazione. Quindi una sensibilità femminile? Una sensibilità femminile che sono stato convocato per fare da teacher a questa iniziativa. Dopo tanti anni quell'amministrazione non c'è più e io ho colto... Mi scusi, ma non è andata in porto? Non è andata in porto, no, niente, si è fermata. Perché si è cambiata l'amministrazione, sappiamo come vanno queste cose. Esatto, sì. Allora ho voluto prendere di piede questa situazione e portare avanti, concludere l'idea della dottoressa Carnevale, di cui ho già dato notizia che di questa situazione. Quindi ha pensato, andiamo in televisione perché mi vedono in tanti, ci vedono in tanti. E questa può raggiungere tantissime persone, benissimo, donne, uomini, tutti quanti. Però innanzitutto direi di cercare di evitare, nella difesa l'unica cosa è cercare di non accalappiarsi, di non vogliamo dire cercare che lei lo scontro. È istruttore, quindi stiamo parlando di persona competente, sì, che effettua, fa, organizza anche questi incontri di karate, giusto? Io sì, giustissimo, io ho iniziato a studiare all'età di 14-15 anni più o meno, a Sant'Eramo in Colle, poi in altre situazioni ho iniziato a insegnare karate all'età di 18 anni, 16-18 anni, 16 anni, però sotto la guida del mio insegnante. Dopo che ho insegnato per diversi anni a Sant'Eramo, anche a Gravina, ha tenuto dei corsi? Sì, ho tenuto dei corsi a Gravina, ad Altamura, e sono andato in Giappone. Sono stato in Giappone diverse volte. Il agosto 1999 sono stato la prima volta, mm-hmm, a Naha, dove ho conseguito degli attestati, ho fatto degli stage, ho studiato nelle scuole più rinomate del posto. Poi sono ritornato nel 2001, sempre per lo stesso motivo. Nel frattempo ho iniziato a studiare anche la lingua giapponese. Ah. Ho studiato la lingua giapponese. Ci vuol dire buongiorno? Ohayo. Ohayo è in giapponese buongiorno. Ah, un augurio alle signore. E allora, Honnano Italia Jeans, Ohayo. Questo quindi diciamo buongiorno amore, alle donne italiane. Grazie. Un affetto per l'Oriente, perché evidentemente lo ispira, no? Ispira anche. Sì, qui c'è. Questo affetto non nasce da una empatia per il karate, questo affetto ha una base molto congrua. Questo affetto nasce da un incidente stradale. Da qui nasce la mia presa di forza, sì, per questa disciplina. Un incidente stradale dove, questo è uguale al film che vedevo ieri sera in TV, i medici mi davano tre anni di attività sportiva, poi dovevo cambiare di vita perché una macchina mi passò da sopra e ero distrutto. E io, a portarla breve, lasciai tutti i medici, tutti quanti, e dissi: sapete cosa faccio? Vado a farmi l'ultimo allenamento in palestra, l'ultimo me lo devono concedere, visto che devo cambiare vita. Sigaretta, no? L'ultima sigaretta, sì. Arrivo a Sant'Eramo, vado in palestra dal maestro Takashi e quella non fu l'ultima volta, ma fu la mia prima volta, tenuto conto che in quel periodo ero già cintura nera, ero già primo dan e già iniziavo. Quindi già ero un appassionato. Esatto, no? Sì. E l'incidente è avvenuto nel 23 luglio dell'89 e io ho iniziato a fare arti marziali dall'83-84. Quindi è un bellissimo percorso. Un bellissimo percorso. Bellissimo il suo curriculum. Adesso però ci concentriamo su quello che lei questa mattina ha portato qui negli studi di Telemind. Okay. Quindi evidentemente lei è convinto che l'acquisizione di alcuni elementi che fanno parte della disciplina di karate fa
favoriscano anche l'autostima in una persona e quindi quel momento in cui arriva chi ti vuole scippare una borsa, parliamo di violenza di questo tipo. Si assume un atteggiamento diverso. Ah, ecco, siamo chiari perché non vogliamo proprio entrare in temi molto più grandi, no, perché credo che ci possano essere anche altre occasioni. Si assume... Per il momento ci fermiamo, sì, certo, e come dire, mettiamo proprio la cornice su questa giornata e sull'autostima. È importante? È importantissimo l'atteggiamento che si va a maturare frequentando queste discipline. Anzi, io consiglierei come corso di difesa personale a tutti quanti, a parte la lezione che faremo tra poco, ma di frequentare una scuola di karate, una scuola di judo, specialmente di judo, una scuola di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, perché vanno a darti una formazione che ti serve non solo per la difesa personale, ma ti serve anche nell'ambito lavorativo, nella vita sociale, in tutta l'attività quotidiana, anche nel fare i servizi in casa, anche insomma, per tutti i settori, sì, per tutte le attività. Ti cambia, ti modifica, ti dà una prospettiva. E soprattutto oggi mi consenta che abbiamo una società che non ci fa essere molto liberi, no? Assistiamo a fatti di cronaca, esatto, di, sì, tutti i tipi, quindi non siamo molto sicuri nelle nostre case. Noi la ringraziamo per questo suo omaggio, per questo suo pensiero che, come ci ha spiegato, ha voluto riprendere un progetto di qualche anno fa della dottoressa. Più di qualche anno fa. Diciamo, sì, ecco, di molti anni fa, e di averlo voluto proporre qui a Telemic. Adesso ci fermiamo qualche secondo, sì, certo, e vediamo, perché insomma ci vorrà anche qualcuno con il quale, sì, confrontarsi, no? Se c'è un'aggressione, c'è chi aggredisce, c'è chi si deve difendersi. I tipi di aggressione possono essere vari, però affinché abbiano efficacia ci deve essere il contatto, altrimenti non c'è l'aggressione. Il contatto può essere o prendi questo e strappono, o tira via la borsa, oppure addirittura un orologio o qualcosa. Partiamo da questo tipo qui. O addirittura potrebbe essere un coltello, una forbice, qualcosa, o uno schiaffo o un pugno. Questi sono i tipi di aggressione. Infatti con qualsiasi tipo di attrezzo ci si può difendere. Non c'è neanche bisogno di fare un corso se si ha una matita. Allora, Adriana, immagina di darmi un pugno, uno schiaffo in questo modo. Come tipico, ok. Dovrei fermarlo in questo modo. Perché in questo modo? Perché così è facile da interpretare. Se lo faccio in questo modo è più naturale, più istintivo, ma poi cosa faccio se non ho una preparazione? Perciò mi aiuto con l'altro braccio. Tutto l'esercizio che dovete ripetere a casa è: 1. Portarlo all'esterno e bloccare con le mani. 2. Arrivato qui, devo infilare la mia spalla sotto il gomito. Scusami, Adriana, se sotto il gomito qui. Una volta che ho bloccato, devo andare sotto, infilare la mia spalla sotto il gomito, qui mi basta anche un dito, avvisami quanto ti fai male. Ok, basta anche, non c'è bisogno che tiro di qua, e il braccio viene via. Vuoi provare tu, Adriana? Allora, perciò, immagina una persona arrabbiata che tira uno schiaffo, ok, subito in croce, blocca con tutte e due le mani, all'esterno mio, girati, e porta il gomito, ok. Più ti giri, più dai le tue spalle alle mie, peggio è per me. Di qua io non esco, non posso uscire. Il movimento veloce è secco, ma vi consiglio di non farlo, non spezzate le braccia alle persone. Ma l'aggressore, l'altro braccio, è paralizzato? Non ce la fai a muovere, no, l'altro braccio, no. Quando c'è il dolore qui non ce la fai, non questo, si può, diciamo, muovere. Questa, diciamo, è la mossa, sì, vincente. Esatto. Rifacciamolo vedere.
Allora, vai, ti do uno schiaffo, un pugno. Ok, uno, tiro di qua, questo giro. Quando vado giù, lui l'altro braccio, le gambe, non muove niente. Dimmi tu quando è proprio... Ecco. Fa male, vero? Questo non è un, non faccio, lo faccio da solo, non è un movimento piano che io faccio lì, ma qua vam giù. Adesso l'idea sia, andato qui io sfido chiunque a muovere braccia, gambe e tutto il resto. È vero Adriana? Sì. Non, eri paralizzata? Sì. Il dolore è fortissimo. È efficace, dalla faccia di Adriana vediamo la soddisfazione, quindi evidentemente bisogna imparare. Vediamolo per l'ultima volta. Vediamo con l'altro braccio, perché c'è chi è mancino. Ecco, benissimo. Ok, l'importante è che vado in croce, aggancio da sotto e vado all'esterno, qui, e non mi trovo più perché devo essere un professionista per fare una cosa del genere. Qui posso entrare con calci, resto, gomito, lasciamo stare. Allora, andiamo, uno, e qui posso rompere anche il braccio, ma questo è troppo complicato per voi. No, vediamo ecco solo quello che abbiamo rivisto, perché concentriamoci su questo. Allora, vai di nuovo. E così. Sì. Uno. Due. Qui, la spalla sotto, e io lascio il braccio, Bam. Incredibile, pochi movimenti, ma veramente sono efficaci. Da fare a casa con calma, piano, portando la maglia su, poggiando il braccio. Prova Adriana l'ultima volta, prendi. Ok, vai all'esterno, mio. Adriana ha imparato benissimo. Attenzione, non avvicinatevi ad Adriana. No, no, tieni, tieni. Non so se riuscite a inquadrare. Il gomito va proprio qui sulla spalla. Nel momento in cui porta giù con le mani la mia mano, io sono portato a sollevarmi, che sono più alto di Adriana. Ma se lei vai sulla punta dei piedi, vai in alto, sollevati, ecco, diventa efficace, inefficace. Qui si rompe. Perfetto. E non lo si risolve con un'ingessatura poi. A questo punto dico, attenzione anche a farla questa qui, anche a prepararsi a casa, fate molta attenzione perché si rompe proprio la giuntura del gomito ed è molto pericoloso. Raccomando una certa attenzione nel praticarlo, nell'eseguirlo. Domenico, vuole aggiungere qualcos'altro? No, no, qui avete già da lavorare tantissimo, perché vi spiego i passi. Frontale, in croce, all'esterno e il piede che sta all'esterno dove portate il braccio va dentro e portate il gomito sopra. Qui vi consiglio di fermarvi, non andate giù, altrimenti vi serve un compagno ogni volta che le eseguite. Tutto qui, da fare piano, con calma, divertendosi, imparandoli e cercando di non usarlo. Spero, mi auguro che non lo usiate mai. Tutto grazie. Qui. Prego. Thank you.